verrà ricordato come il fine settimana dei record. Quello che si è appena concluso per Arezzo è stato un weekend che difficilmente potrà essere dimenticato. Complice il Ponte dell'Immacolata, da venerdì a domenica, la città ha registrato presenze impressionanti con l'occupazione dei posti letto prossima al 100% in città. Sui numeri interviene Gianluca Rosai, vice direttore di Confcommercio Arezzo e Firenze, sostenendo che gli eventi natalizi di Arezzo stanno attraendo quest'anno più persone. È stato un Ponte dell'Immacolata molto positivo, afferma, con punte record venerdì 8 e sabato 9. In particolare, il sabato è stato il giorno con più visitatori al villaggio tirolese rispetto al 2015, anno in cui questa iniziativa partì. Segno che la manifestazione è sempre in crescita e sta diventando punto di riferimento nazionale per le destinazioni natalizie. Il mercatino tirolese andrà avanti fino al 1° di gennaio, anche in questo caso una data allungata rispetto agli scorsi anni, mentre tutte le altre iniziative della città del Natale proseguiranno fino all'Epifania, in cerca, chissà, di altri record. Wish you a Merry Christmas.